Ancora preoccupazione sui vaccini. La preoccupazione sulla somministrazione di AstraZeneca ha portato il governo a modificare il piano, vietando il farmaco al di sotto dei 60 anni. Abbiamo chiesto ai torresi opinioni e preoccupazioni alla luce dei nuovi dati sui vaccini. Cosa ne pensa del caos che sta accadendo in questi giorni su AstraZeneca? Il problema comunque è sempre la malinformazione, per me, il mio modo di vedere, è sempre una malinformazione. Poi si dovrà vedere le circostanze in base sempre alla situazione, sempre soggettiva e oggettiva. Quindi lei pensa che i cittadini sono anche spaventati dai media? È normale, sempre perché una malinformazione, sempre l'informazione. Lei che vaccino ha fatto? Io ho fatto il Moderna, tutte e due dosi. È un macello. Lei è contro AstraZeneca? Sì, perché comunque dopo quello che è successo non è semplice. Sono considerazioni importanti che bisogna fare. Perché la sperimentazione è in atto, però nessuno di noi può essere certo di quello che poi può accadere nei prossimi anni, no? Quindi vedremo la ricerca come andrà avanti e speriamo che ci sia qualche soluzione adatta ai nostri problemi. Lei che vaccino ha fatto? AstraZeneca. Stamattina ho fatto anche il richiamo, stamattina. Stamattina proprio ho fatto il richiamo alla seconda dose. Un po' di stanchezza, un po' di dolore sul braccio, ma nulla di che. Febbre, niente. Adesso vediamo la giornata come va. Speriamo bene, ma credo che non ci siano problemi per me. Io sono un over 60. Forza giovani, in bocca al lupo per voi e speriamo bene per il vostro futuro, che anche il nostro.